3, 2, 1, start! Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti sul mio canale Mizio Channel. Volevo rispondervi a una questione che mi avete richiesto di spiegarvi riguardo i 7-Eleven. Intanto vi ringrazio di seguirmi, di scrivermi, mi scuso con chi non ho ancora risposto, lo farò sicuramente. E mettete comunque i vostri commenti tranquillamente sui video oppure scrivetemi in mail. Vi ricordo che ho anche un canale Facebook, sempre con nominato Mizio Channel, e una pagina chiamata Mizio Tiles. Se vi fa piacere, ogni tanto la potete anche sbirciare. Veniamo a parlare appunto dei 7-Eleven. Che cosa sono questi 7-Eleven? Intanto, qui in Thailandia, la cosa che personalmente mi ha colpito fin dalla prima volta che venni qui nel 2008 è stato quello di vedere negozi, diciamo le catene di distribuzione, cioè il supermercato, il piccolo supermercato, la piccola attività aperto H24. Questa è una cosa che io nella mia città non ero assolutamente abituato. Adesso qualcuno sta facendo un H24, ma i prezzi interni sono maggiorati, quindi mi sembra pure questa una grande assurdità, lo tenere aperto, però aumenti i prezzi. E comunque qui sono aperti sempre. 7-Eleven, appunto, una catena, un franchising, anche un'ottima possibilità di investimento per un investitore sia thailandese che straniero, Farang, qui lo straniero viene chiamato così. E puoi aprire un'attività del genere su uno spazio di 150-200 metri e oltre. Più lo fai grande, più chiaramente l'investimento è importante, e poi dipende anche dalla zona dove sei, se sia trafficata o meno, può darvi soddisfazioni economiche o meno. Comunque il punto è questo: che cosa c'è dentro questi 7-Eleven? C'è tutto, praticamente tutto. Seguirà un video che potrà farvi vedere chiaramente in maniera più dettagliata quello che hanno dentro, però c'è tutto, qualsiasi cosa riguardo casa, dalla carta igienica, la sanità, prodotti per la pulizia, l'igiene personale, il food, il drink, hanno a disposizione tutto, veramente tutto, prodotti particolari, senza glutine, latte senza lattosio, medicinali, hanno anche i medicinali di libera vendita da banco, le cose più importanti chiaramente possono diciamo salvine, aspirine, tachipirine, o lo sciroppino alla tosse, famosissimo sciroppino ormai che tutti quanti hanno apprezzato per la simpatia, e che puoi acquistare a pochi batti. Seguirà questo video e quindi diciamo buona visione. Una cosa in particolare posso dire del 7-Eleven: estremamente fast, difficilmente trovi delle file particolari, a meno che non sia un orario di punta dove magari puoi attendere, ma proprio massimo un minuto, non ricordo io personalmente di aver atteso di più. E qui siamo in Patong, in cui 7-Eleven ce ne saranno un 200, non ho idea, ogni 100 metri trovi questo 7-Eleven. Puoi comprare acqua, anche prodotti per il mare, sim, ricaricare le sim telefoniche per esempio, oppure comprarla, cioè la sim turistica di una settimana. Il discorso sim poi lo tratteremo a parte. E vabbè, per il momento vi ringrazio per continuare a seguirmi, vi auguro una buona visione di questo video e come al solito attendo le vostre curiosità, conferme, domande in mail. Ciao a tutti, buon proseguimento da Mizio Channel. Da Patong. Thank you.
Ma guarda,
Yeah.